Ecco Sofì. Oh, ma è enorme! Un pandorino! Ah, prego. Perfetto! Prelibato, però a me mi serve una bella fetta con della cioccolata e della crema al mascarpone dentro. Non me la può servire così normalmente. No, però buono lo stesso. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo un super speciale natalizio, diciamo. Faremo un super versus di quelli che vi piacciono tantissimo. Però prima iscrivetevi e mettete like, così entrate a far parte del super team Ciungati e diventiamo un sacchissimo. Tutti i ciungatini con la codina sventolente, le orecchiette che fanno pupidu, 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 la gomina bagnata e i baffini che fanno i cuoricini e le artigliette così. Sofì, ma lo sai quanto è grande questo team Ciungatti? Immenso, davvero un mondo di ciungattini. Siamo quasi a 200.000. No, che sogno, fateci arrivare a 200.000 ciungattini che ci seguono e ci guardano. Adesso iniziamo questo versus ricchi contro poveri a Natale. Però ricordatevi che io ogni sabato sono su Mega Wow. E in questo mese speciale, che è dicembre, non sarò solo il sabato, perciò dovete stare aggiornatissimi e attivare la campanella ding dong di Mega Wow. E mi raccomando, iscrivetevi e mettete like, così diventiamo un sacco di unicornetti anche su Mega Wow. E facciamo un sacco di video divertenti e nuovi. Ah ragazzi, prima di iniziare col video vi voglio assicurare che non vogliamo prendere in giro nessuno. Quindi spero di strapparvi un sorriso e tranquilli che non vi prendiamo in giro. Yes! Qua. Quest'anno ho proprio un albero bellino, non sarà uno di quelli proprio enormi, però a me basta questo. E vedi, ci sono tutte le cose fatte a mano, sì, tipo questa di corda, oppure questa, e sì, le addobbi sono quasi tutte fatte a mano. Sempre tenere dei giocattoli di scorta sull'albero. E poi guardate che carine le mie luci, sono bellissime. E adesso ve lo faccio vedere finisce lì. Vabbè, però comunque ve lo faccio vedere. Guardate, questa è la magia del Natale. Così sembra basso, ma così sembra altissimo. Aspetta. Oh, che alto il mio albero! È proprio alto da questa prospettiva. Sempre guardare il lato positivo. Ecco qua il mio gigantesco albero, è enorme, a me piace un sacco, tocca quasi il soffitto e poi guardate quanto è bello, tutto bianco e oro. Sentiamo la morbidezza? Oh, che morbidino, è più morbido questo. Ma non vi piace l'albero così grande? Ci staranno sotto un sacco di regali. Spero che Babbo Natale ce ne lasci tanti tanti. È talmente grande che non riesco nemmeno ad abbracciarlo tutto. È troppo grande! Ho sentito parlare di abito elegante! Sì, guardate il mio elegantissimo pigiama di Natale! E ecco, scusate, con la mia rennettina. Ah, e se ho freddo, altro che camino e camini! Io qui ho la mia copertina pallinata! Ecco, mi si avvolgo tutto e non c'è più freddo! E ogni volta che c'è Natale, il mio vestito è sempre quello di Mamma Natale, super rosso, con cui viene benissimo il balletto della vigilia. Lo volete vedere? Lo so che siete curiosi. Allora, ci vuole concentrazione. Il balletto della vigilia, 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 vigilia. Vigilia! Vigilia! È il balletto della vigilia. Adesso mi metto qui e scrivo la mia bellissima letterina. Eh sì, ho un foglio bianco, però poi magari ci faccio qualche decorazione. Prendiamo un bel marrone terra e scriviamo: caro Babbo Natale, quest'anno ti chiedo una sciarpa, un bel cappellino, magari se in casa facesse troppo freddo, e una nuova pallina per il mio albero. Ecco, tanti saluti, tanti saluti.
pronta la mia letterina. La mettiamo qui, sotto l'alberino. E siamo pronti per il Natale. Caro Babbo Natale, questo anno ti chiedo: 1. Dei bei calzini. 2. Delle cose sbrilluccicose. Sono stata molto brava quest'anno, perciò mi merito molte cose. 3. Dei bei calzettoni. 4. Dei begli anfibi. 5. Un'altra pallina per il mio albero. 6. Un altro albero più alto per il prossimo anno. 7. Un super set di palline super di vetro lusso. Ho quasi finito la mia prima letterina. 855.000. Ah! Sì, un pennarello nuovo, l'ho finito. Caro Babbo Natale, in questa seconda letterina ti chiederò una bicicletta, poi una nuova macchina, l'hoverboard, il monopattino, i patti e... ah sì, un treno, una macchina nuova, una patente per la macchina, un altro vestito, sì, ancora un altro vestito e un sacco di regali. Ecco fatto, seconda letterina precisamente fatta. Caro Babbo Natale, in questa terza letterina invece ti chiederò il tuo tutto completo più un po' di renne. Sai com'è? La macchina del mio papà si è rotta e adesso non possiamo andare a Milano. Ciao cari saluti, Sofì e Ricca. Ora quarta letterina. La quarta letterina la scriviamo alla Befana, perché non è che mi deve portare quello che gli pare a lei, glielo chiedo io. Cara Befana, quest'anno sono stata molto buona, perciò guardami bene in faccia, guai a te se mi porti il carbone, 350.000 caramelle al zucchero rosa e 2.600 gialle, 4.000 al peperoncino rosso e un po' di mentine così... Perfetto, quarta letterina alla Befana fatta. Credo che 355 letterine potrebbero andare bene. Ok, adesso sono davvero in difficoltà. Ho chiesto di tutto. Che cosa gli chiedo adesso? Ah vabbè, mi inventerò qualche parola a caso. Magari poi esiste. Come oggi ho preso 3 a matematica e 4 ad italiano, mi sono molto comportata bene comunque, perché me ci sono impegnata. Punto. Però mi sta venendo un certo l'angolino. Mamma, c'è qualcosa? Un qualcosino di merendina? Ecco, Sofì. Ma è enorme! Un pandorino! Questo pandorino è proprio buono. Però quasi quasi ne lascio un pezzettino anche alla mamma e al babbo, sì. Ho mangiato tanto, ma non getta, eh? Ok, basta. Perfetto! Super merenda di Natale fatta! Ok, adesso però mi serve una colazione super mega di lusso. Una super mega colazione di Natale. Su, forza cameriera! Ah, prego. Perfetto! Prelibato, però a me mi serve una bella fitta con della cioccolata e della crema al mascarpone dentro. Non me la può servire così normalmente. No, però buono lo stesso. Zucchero a velo. Ha un profumino però. Sì, fammi una bella fitta. E mettici anche tutti i dolci di Natale. Dove sono finiti? Che se ne ha mangiati i torroncini? Se ne ha mangiato il gatto? Puma, ne sai qualcosa? Puma! E poi? Ma dai! E quindi che fine hanno fatto i miei torroncini? Auguri a tutti quanti! La pupetta! Scusate, piccola ecco fatto, quindi dicevamo, sì, Puma si è mangiato i miei torroncini e a me non sta bene. Iniziamo da questo. Ma ci sono addirittura 2 pacchi e tantissimo. Apriamo, chissà che cosa sarà. L'incartamento non è proprio... Vabbè, tanto non ce ne frega. Tanto poi l'ha buttato via. Ecco,
libro con cui posso passare un po' il tempo. Assomiglia tanto a quello vecchio di mamma, però adesso è mio e sono felicissima. Adesso apriamo qua, vediamo che cosa ci sarà. Vediamo, wow, delle noci e persino... Oh, non esce, è talmente grosso e bello che... Un arancio! Ah, che bel Natale che è questo! Quante cose! È Natale, mandarini! Sì! Vi voglio leggere una poesia di Natale. Il mago di Natale. Se io fossi il mago di Natale, farei spuntare un albero di Natale. In ogni casa, in ogni appartamento, dalle piastrelle al pavimento. Ma non l'albero finto in plastica dipinto che vendono adesso a Lupin. Un vero abete, un pino di montagna con un po' di vento vero impigliato tra i rami che mandi profumo di resina in tutte le camere e sui rami magici frutti regali per tutti. Buon Natale! Non ci credo, sono una bambina troppo felice. La mattina di Natale ci sono così tanti regali. Da quale inizio a scartare? Questo? O questo? Oppure questo? Quello è enorme! Fammeli contare, vediamo quanti sono. 9! 9 regali! Ma sono un sacco! Dai, vediamo! Non resisto! Da quale inizio? Ok, inizio subito a scartare questo. Wow! Ha una forma un po' strana. Vediamo. Ah, che bello! Wow! Che belle! Ok, vediamo un altro. Questo qua che è un altro. Wow, un'altra dimensione, ma è enorme sempre. Scarta! Scartiamo. Wow! Queste non le avevo ancora davvero viste. E sono due! Che belle! Io vado avanti a scartare, Finirò stasera. Adesso arriva il grande pranzo di Natale. Ognuno porterà una cosa speciale. Ci saranno tutti i miei parenti, gli zii, nonni. Adesso io rimetto tutto a posto e lo metto nella mia calza. Così anch'io darò un po' di contributo. Allora, rimettiamo questo bell'arancio che farà da primo. Poi un po' di noci per fare da secondo. E un po' di mandarini per antipasto. Ok, sono pronta, andiamo. E porto il mio libro per intrattenere e far ridere tutti. Adesso, cosa molto importante, scriviamo il menu del nostro super mega pranzo di Natale, perché ci saranno un sacco di personaggi molto storici, importanti. Clodovico, primo, secondo, terzo, quarto e quinto. Laura, 906esima. Claudia 906esima, mamma mia che onore. Iniziamo con tre entree. Che saranno le entree, non lo so io. Poi quattro super antipasti a salumiere quadruplo. Poi 9 secondi, 13 primi. Ci vorrà un vagone di Coca-Cola per digerire tutto. Meglio abbondare con la Coca-Cola. Perfetto, pontino! E non ci dimentichiamo il super tavolo con tutti i dolci di tutte le nazionalità, dei tutti i colori! Cuoca! Prepara! Io! Ecco. Mi raccomando, vi auguro un grandissimo buon Natale! State con le vostre famiglie a guardare un bel film, andate a letto presto la notte della vigilia, che così passa presto Babbo Natale e avete i regali prima! E non cercate di vederlo, perché sennò Babbo Natale si arrabbia. Ragazzi, spero tanto che questo video natalizio vi sia piaciuto. Mettete i like, iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella, din don, e ciao! Buon Natale a tutti! Al prossimo video! Ciao!